Per tutti gli italiani nati alla fine degli anni 70 o all'inizio degli anni 80, che quindi erano troppo piccoli per ricordarsi delle gesta della nazionale di Enzo Berzotta al mondiale dell'82, Totò Schillaci è stato una sorta di Paolo Rossi, anzi un Paolo Rossi mancato, meglio ancora un Paolo Rossi precario, cioè è stato capocannoniere e uomo che ha fatto sognare l'Italia durante un campionato mondiale di calcio, ma quel campionato mondiale di calcio non lo ha vinto. Totò Schillaci è stato l'idolo quindi degli italiani che hanno conosciuto la precarietà lavorativa ed è stato il primo idolo di questa generazione che ha conosciuto il mondo del lavoro appunto attraverso la precarietà ed è stato sì anche lui il simbolo di questa generazione perché anche lui è stato in vita un campione precario. Di ricordi e di celebrazioni di Totò Schillaci e dei suoi occhi sbarrati che sembrava sorprendessero lui stesso dopo un gol a Italia 90 in quella cavalcata bellissima dal finale amaro che furono i mondiali di calcio ospitati dall'Italia all'alba degli anni 90 se ne sentiranno tantissimi. C'è un'analisi però diversa che si può fare tra il destino di Totò Schillaci come calciatore anche come uomo e il destino di quella generazione di ragazzini che non ricordava il mondiale dell'82 e che oggi piange la scomparsa di Totò Schillaci come quelli delle generazioni precedenti forse piangevano la scomparsa, hanno pianto la scomparsa di Paolo Rossi. È stato un idolo precario perché non ha vinto il mondiale. È stato precario come la generazione che lo guardava con occhi diciamo inumiditi dall'emozione durante il mondiale di calcio del 90 è stato un campione precario, nel senso che è stato diciamo uno che ha avuto la sua occasione quasi per caso, partito come seconda fila nel roster di Azeglio Vicini, è riuscito a suon di gol e di merito a ricavarsi uno strapuntino che però non gli ha garantito il contratto a tempo indeterminato né nella nazionale di calcio, che poi frettolosamente l'ha liquidato, né nell'immaginario dei campioni italiani, perché come se fosse stato, diciamo, il ballerino di una sola sera, pur essendo lui arrivato secondo al Pallone d'Oro dopo quelle esperienze mondiali. E poi un ragazzo che è sbocciato tardi, ha avuto la sua occasione tardi, è arrivato in nazionale tardissimo, quindi come quella generazione di cui stiamo parlando ha dovuto aspettare parecchio la sua occasione. È stato quasi una sorta di stagista del calcio, partito dal sud e poi ha avuto la sua grande occasione che però non ha colto in pieno. Ha giocato alla Juventus e all'Inter, due squadre rivali, come sono molti dei nostri ragazzi che hanno lavorato in grandissime aziende e molto spesso rivali tra di loro, che però gli hanno confermato il posto. E poi è stato un calciatore giramondo, è stato costretto, fra virgolette, a emigrare in Giappone per poter prolungare, diciamo dal punto di vista della soddisfazione economica, senz'altro la sua carriera, per cui vedete i punti di contatto tra Totò Schillaci e quella generazione che per prima avrebbe conosciuto il mondo del lavoro e il mondo della vita e il mondo degli affetti attraverso la precarietà si moltiplicano tantissimo. E poi c'è la mancanza di riconoscimento, non di riconoscenza ma di riconoscimento. La generazione dei quarantenni di oggi è una generazione che si è sentita pochissime volte, se non da bambino, dire brava. E la stessa cosa è capitato a Schillaci, che comunque non viene considerato uno dei più grandi attaccanti della sua epoca, a prescindere che lo fosse davvero o meno, ha avuto un destino che non è quello spesso che si riserva all'uomo immagine di un mondiale. Piangiamo un eroe precario, piangiamo il nostro Paolo Rossi e che peccato quel mondiale sfuggito via.